Giovanni, io ricordo di voi, sempre con questo stentardo enorme, che io una volta provavo a portarlo, faceva dirgli boom. Voi invece con tanta facilità, ma com'è? Era pesante. Ma non è pesante, non è pesante. Era giovane, un po' di volibri. Ma sempre voi tutta la chiesa di Agino, Giovanni? No, ma prima portava pure un orio Castro. Sepolto. E poi? Beh, dati, che non mi ricordo. Ma dicevamo dici, pure da portavo. Allora. Con quanti anni avete portato? 32 anni. 32 anni. E poi chi lo porta? Futuro genere. Se ci riesco a guarisci quel gambo lo porto in da volta. Ma perché si passa da padre in figlio? Com'è sta cosa? Un pensiero che tengo a portare la bandiera. Lo vuoi portare un'altra volta? Ma stato magari portavo questo andato, pure la pelle portavo. Si portava un gordo prima da Santa Maghera. C'era un verde, un gordo, un stendardo, fino a Santa Maghera. E poi dove passava? Come dove passava? Per un gordo. Passava. Cioè, sì. Voi portavi per un verde, un stendardo e un gordo. Fino a Santa Maghera. Ma poi si mettevi pure in andare ai cavalli. Ma che periodo questo più o meno? 8 maggio. Che periodo? Che periodo? Che anni erano? Gli anni 60? Non lo ricordate? Ma voi ci va la pena, Santa Maghera, ce l'ha? Ma non ci va la pena. Ci va la pena. E sti guaglioni non oggi, non sono la figlia mica. Ah? E sti ragazzi di oggi che... Questo è debole. Questo mangiano troppo cioccolato e biscotti. Se ce l'ha, vogliamo dare un consiglio a sti giovani. Un consiglio a sti giovani. Come se ne comportare nella vita a sti giovani? Perché se ne devono comportare? Hanno falli bravi e qui se ne fa. Ma sono bravo o non sono bravo? Ma che sia il chirurgo? che vuoi fare? E al posto della cioccolata e dei biscotti, che se ne mangiava? Roba pesante! Macaronata! Pipicello forte, piccante, a base principale. Questi fa capire di vivere. Che buono. Lui non ne avevano, avevano solo roba di rotella, liquore, manca, quello liquore manca solo io.